Buonasera, un assaggio, facciamo un assaggio al volo. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, grazie. Oh. È stata lunga la cottura, però è buonissimo, buonissimo. Oh, va. La preghiera per tutta di Arecibo. Benedizione a voi, a tutti. Un felice carnevale. E anche felice anno nuovo, mi raccomando. Salve. Buonasera, buonasera. Molto divertente, molto belli questi carri. Molto belli. Quanto ci avete messo a fare tutto questo? Ma non molto, un mese. Un mese e mezzo, diciamo, usando, proprio di lavoro. Usando tutte le notti e tutto il tempo a disposizione, ma siamo 20 ore sulle 24 all'incirca. Ah, quindi lavoro totale per... Quanti sono i vostri figuranti e che ruoli hanno? Abbiamo 98 figuranti. E abbiamo il Papa, le guardie svizzere, i carabinieri, la gogna, molto, molto bella, con un condannato, abbiamo Mastro Titta, abbiamo tanti rugantini. È carnevale, abbiamo voglia proprio. Perché non balliamo adesso? Nell'organizzazione di quest'anno sono intervenuti anche i Village People. Ci dite i vostri ruoli, i vostri nomi? Io sono Mike Lorusso. E praticamente sono il metallaro del gruppo. Vabbè, io sono il militare, chiaramente si vede. Se non si vede mai niente. No, infatti, sembro uscire da una miniera, però va bene. Aug, Claudio Gargiulli e viva il gruppo Manzi. Lei è proprio un cowboy. Cowboy nella vita, da quello che... Esatto, è vero, nella vita. Anch'io sono insegnante della scuola Manzi e siamo sempre col colpo in canna. Buonasera Freddy, come va? Buonasera, bene, bene, bene. Un po' accaldati. Siamo con Giorgia, di quale carro fai parte? Del carro del Curve Pride. Come sta andando questa esperienza? Vediamo anche tutte le tue compagne di squadra, diciamo così, che sono pronte per salire sul carro. Sta andando tutto bene, siamo veramente felici di rappresentare le ragazze in carne che stanno per tutto il mondo. Sfiliamo così oggi, facciamo vedere la ciccia a tutti quanti, in allegria. Io sono brasiliana, però vivo a Roma. E in comune con Curve Pride abbiamo deciso di portare avanti e far vedere tutto quanto, cosa vuole dire tutto questo progetto. Sì, quindi sei una miss, partecipi ai concorsi di bellezza di Miss. Sì, io ho vinto il concorso di Miss Bella in Carne nel 2016, quindi ancora sono una miss in carica. E, miss in carne e miss in carica. Per cui miss in carne e in carica, sì. Per questo porto pure la coroncina e faccio parte anche appunto della... L'associazione Goofy Pride. Dell'associazione Goofy Pride, il progetto Schiacciamo gli stereotipi, proprio perché sposa lo sport, in questo caso la pallavolo, quindi proprio il gesto di schiacciare lo stereotipo, e comunque la schiacciata nella pallavolo, come tutti sappiamo, con appunto le donne in carne. Siamo con Gioia Lestingi, siamo a termine di questa sfilata di Io Faro Carnevale, un vero successo. Al termine proprio perché io sono morta. Allora, io credo che sia andata benissimo, perché la città ha risposto alla grande. Dalla mia posizione, diciamo così, in alto di tutte. Esatto. Credimi, non ho visto un pezzetto di marciapiede libero dall'inizio alla fine del percorso. Peraltro noi abbiamo scelto di allungarlo un pezzetto proprio per, diciamo, evitare l'onda d'urto, ma anche al punto di arrivo, esatto, abbiamo trovato comunque tantissime persone.